Ciao Laura, Ciao! ciao Mimmi, ciao Vittoria, ciao Giovanni. Giovanni, vuoi venire in hangout? E poi chi c'è altro? Che c'è altro? Non vedo più nessuno. Ma tu la vedi la chat, Giovi? No, adesso vado. Ok. Ciao a tutti. Allora, come vedete, continuiamo il discorso che stava facendo Giovi per l'esperienza che ha avuto questa notte. Poi Giovi ce lo racconta da capo. Ciao Gabriele, ciao Sabri. Sto in live con Giovi Giovi. Ciao Buonasera. Carmen. Okay. Si sentono questo fruscio strano comunque. Oddio. Iniziamo bene, Giovi. Aiuto. Sì, questo tipo di interferenze non hai mai avuto tu in Hangout e neanche in live. Oddio, mi sto affumicando. Forse ho pensato il televisore di là, ma non si è mai sentito il televisore nelle mie live. No, ciao, Chicchetta. No, Giovanni, non l'ho sentito, ora lo vedo, ora lo sento. E Giovi, ti lascio la live, io sento il Ok. coso. Allora io ragazzi vedo se riesco a leggere la chat. Io sento. Ok. Perfetto. Allora, no ragazzi, io veramente stanotte ci ho avuto paura tanta, tanta, tanta ragazzi. Ma tanta, 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 che la prima cosa che mi è venuta in mente stamattina quella di farmi retto intorno a casa, pensando che magari qualcuno ha potuto, che ne so, provare a entrare, invece no. Trisha, hai Allora, sentito? sì, no, mi sono mutato perché ho visto l'audio Ah, certo. che mi ha mandato, il video che mi ha mandato Giovanni, c'ho la pelle d'oca, Sì. e perché ho sentito la voce durante la tua live. Io più o meno ho capito quello che ha detto, però poi la voglio analizzare. Io ho sentito una voce di un bambino e di una bambina. E se vuole posso fare ascoltare. Sì, Chicchetta, sì, sì. volete rientrare? Chicchetta vuoi entrare in hangout se puoi? O Giovanni Leto, se volete tutti e due entrare in live. Dimmi, sentieri, Giovi, leggimi sopra, l'argomento mi interessa. Allora, a me è morto mio fratello e ho avuto delle sue presenze i primi mesi dalla sua scomparsa. Sì, può capitare, Lucia, anche questo, se sei molto, se eri molto unita con tuo fratello. Giovi e Chicchetta, volete entrare in hangout così e più orecchie abbiamo, cioè più persone siamo? Sì, certo. Chicchetta entra, mandami il link, Chicchetta dice. Sì, allora mo mando il link a Giovanni Leto e sono rimasto completamente colpito da quest'audio perché tu stavi in silenzio, Giovi, non Sì. stavi parlando. E di sottofondo si sente appunto questa voce dove dice, come si dice, dice una parola. Ora te lo faccio Sì. ascoltare. Quello che sento io, ovviamente ognuno sente differente. Certo. Devo trovare Chicchetta, eccola. Io ora non vedo più la chat. Ciao Ciao Giovanni. Gabri. Sì, Mi sentite? io ti sento. Perciò l'audio dico l'hai sentito. Cosa? Dico Sì, l'audio l'hai sentito. l'ho sentito l'audio e sono rimasto sconvolto, venuto dalla pelle d'oca. Sai, No, quando perché fa. sai, io quando l'ho sentito inizialmente che stavo guardando la live, ho sentito questo rumore, ho detto, vabbè, magari forse è suo marito. Però poi sono andato a risentirlo e dico solitamente, noi non sentiamo né la televisione né nulla. Quindi mi è sembrato strano. Eh sì, infatti. Allora, molti mi hanno detto che era impressione di dispiacere. Io e mio fratello eravamo tutt'uno.
alcuni dicono questo giusto per, tra virgolette, come si può dire, cambiare discorso, perché molte persone non accettano questo tipo di cose, no? O perché sono scettiche, o anche perché, tra virgolette, hanno pure paura. Buonasera. Ciao Ciao Chicchetta. Chicchetta. Sì, adesso lo facciamo Allora, risolvere. Bene. ora facciamo ascoltare l'audio che mi ha mandato Giovanni, che è successo prima nella live di Chris, ti Tony. mando soltanto il pezzo dove c'è rumore o No, preferisci pure? è buono questo perché si Ok. sente. Speriamo che si sente però, eh. Io sento mamma. Io ho Cioè, sentito Chris, a me questo. sembra la stessa, diciamo. Quindi lo posso sentire bellissimamente e poi lo faccio sentire a Giovi. Giovi, tu racconta l'esperienza che me l'ha detto oggi a me, tanto la puoi raccontare. Sì. E quello che ti è successo stanotte, perché ragazzi, non è che, cioè, Giovi non è mai successo. A volte nelle live di Giovi io scherzo, dico Giovi c'è qualcuno dietro, c'è qualcuno dietro, giusto per scherzare. Però oggi davvero Giovi ha avuto un'esperienza paranormale, ma Scusami, ora poi ti no. dicono di fare risentire l'audio, ti hanno chiesto di Sì, farlo. sì, sì, sì. Ciao, Allora, Chicchetta, ti ho salutato, sì. ciao. Io stanotte stavo chiudendo il mio computer e ho iniziato a sentire dei rumori provenienti dalla mia sala da pranzo. Ma quei rumori non è la prima volta. I rumori io intendo come se qualcuno camminasse tra la sala da pranzo e la cucina. Come se qualcuno spostasse tante volte dei piatti, oppure sentivo uno spostamento. Lo stesso rumore l'ho sentito ieri. Però mi sono fatta coraggio, questa luce accesa di questa camera, sono andata in sala da pranzo, ho acceso la luce, sono andata in cucina, lo stesso ho acceso la luce, mi stavo mangiando un pezzo di pizza, io ho una voce di un uomo, che proprio mi chiamava proprio con un'enfasi, Gianna, al che io convinta che era, ho risposto, gli ho fatto, mo sto venendo dal letto, com'è, già ti sei svegliato, stai male? Non ho ottenuto risposta, ho finito di mangiare la pizza, sono andata in camera da letto, ho aperto la porta, ma il mio compagno era in coma profondo, nel senso lui russava come, cioè praticamente dormiva. Al che dico, cavolo, ma allora non mi ha chiamato lui, ma chi era sturlo, da dove proveniva? Ho acceso tutte le luci, ho svegliato il mio compagno e ho detto, guarda che c'è qualcuno in casa. Il mio compagno mi ha detto, sì, la solita scema, abbiamo fatto il giro della casa, ma non c'era nessuno. Io mi sono spogliata, mi sono messa a letto, ma io continuavo a sentire dei rumori provenienti dalla sala da pranzo, come se noi avevamo gente in casa. Al che io dopo, per paura, mi sono dovuta mettere i tappi nelle orecchie e poi con i tappi nelle orecchie mi sono addormentata, ragazzi, fino a stamattina. Ma questo grave, diciamo grave nel senso sta voce, questa è la prima volta che la sento, ma di alta presenza mi era successo anche un'altra volta, che in mezzo alla notte mi sono svegliata, stavo bevendo l'acqua al buio, mi vanno gli occhi verso la porta. Io ho lanciato un urlo perché io ho visto un'ombra, qualcuno che ci guardava mentre io e mio marito dormivamo. Al che mi ho svegliato di botto mio marito con l'urlo, lui ha acceso la luce, ha rifatto il solito giro di casa, mi fa, tu hai sognato, non ti sei resa conto, stavi sognando, ma io non stavo sognando, ragazzi. Io quell'ombra l'ho vista che ci stava guardando mentre noi dormivamo. Ero con gli occhi spalancati, ero sveglia. Con la voce che mi ha chiamato, io ero sveglia. Io era la voce di un uomo. Infatti io cosa Era ti la ho voce di un detto uomo. oggi, Giovi, quando tu mi hai detto questa cosa, perché subito mi ha contattato me per raccontarmi questa cosa che ti è successo, no? E io cosa ti ho detto, Giovi? Se si era abbassata la temperatura. Sì, io sentivo un gran freddo.
sentivo un gran freddo, l'ho sentita per tutta la notte. Di freddo, ragazzi, io sentivo un freddo della Madonna. Tutta la notte io sono rimasta a morire di freddo. Ma sentivi, ciao Maria Grazia, ma sentivi anche freddo, cioè la temperatura si è abbassata anche nella sala da pranzo dove siete andati a vedere se c'era qualcosa di strano? Sì, era proprio freddo, freddo un gran bel po'. È perché a volte, cioè, si dice che quando si abbassa la temperatura in certe, certe circostanze, si dice che si manifesta un'entità. Ora vi faccio ascoltare di nuovo l'audio che mi ha mandato Giovanni durante la live di Giovi prima, e questo è il risultato. Cioè Giovi stava in silenzio, stavano tutti quanti in silenzio perché c'erano queste interferenze strane. Quando ha iniziato a parlare si è Io bloccata ripeto, cioè io all'istante la come sento live. io, Si è sento bloccato. ma e se Poi sono l'RN ha ripetuto interferenze. un altro. C'è proprio la connessione. Il Non lo ma so. lo Infatti sento c'eravamo io e Guido, non mi anch'io. ricordo chi Quello che dice altro. dopo non riesco a E poi ne capirlo. ha riaperto un'altra e poi nell'altro ho sentito sta voce. Giovi, ma io ti ho detto prima, ma tu hai visto, cioè, quando tu hai sentito Ma ho i fame? piatti muovere, cioè i rumori di piatti, i rumori No, la di seconda passi che parola. Ma il ma camminano, si capisce, ma la sì, seconda. la Si capisce seconda che ora è, parola più o non si meno. capisce Guarda, io di bene. solito cerco anche Esatto. un orario particolare. Saranno state Te lo rimando sempre su WhatsApp, perché due, forse anche prima, ascoltandolo tante bene, volte, cioè vedi che si anche sente bene. Aspetta. mezzanotte. Cioè, anche io, che io magari sento mamma. E io ti ho detto Io sento pomeriggio, ma mamma. c'è qualche oggetto Ciò che che la trovi fuori riposto posto. a casa? Comunque, Io ripeto, ti ci ho ognuno fatto ha caso io, il suo modo di Cristian, sentire, no? no. Non mi Però è una sembra. Però cosa comunque strana poi perché fai una quelle volta cose che che ti ho succede una chiesto, cosa poi del magari genere, se sì. c'è Nella live qualcosa dici. che si può. Di Sì. solito Mi succede devo a me, allertare, nemmeno tanto questo questo è audio che mi ha normale che mandato succede normale. Giovanni, però da Giovi No, che nemmeno. poi Ma comunque una una cosa cosa che che praticamente lei praticamente stava nella live con precedente, tutte e stava due le iniziando a cuffie da WhatsApp e raccontare. dice Quando ha ma iniziato a parlare mamma. si è bloccata all'istante la Io live. sento ma Si è mamma, bloccata. ma mamma, E sì, sì. Sono poi l'RN ha ripetto interferenze. un Ed è altro. una C'è voce di proprio un la connessione bambino. non è andata più. Sì, Infatti cioè io c'eravamo sento io, una Will, voce, cioè non io mi non ricordo chi so altro. Giovanni, tu sei tu. E poi ne ha riaperto un altro e poi Anche nell'altro per te è si è una sentita voce da bambino. sta voce. Non lo so. Giovi, Giovi, ma Ma io ti ti ho ho detto detto qualche prima, ma tu anniversario? hai visto, cioè, No. quando tu hai No, sentito i Cristian. piatti muovere, cioè i rumori di piatti e i rumori di Comunque, passi che camminano, no? Dovrei, cioè, poi poi in che ora privato è allora di più o meno reprendaghere? Perché di solito c'è anche un orario sulla tua particolare. zona dove Saranno sei state stata a casa. sempre Può due, darsi che anche prima, tanto tante tempo fa volte, sei anche morto un bambino in mezzanotte. quelle zone, o una bambina, Che io e magari si sta avevo quello. manifestando in Io ti ho questo detto periodo, perché pomeriggio, può ma essere c'è che qualche non ti voglio fare oggetto che spaventare magari. perché cosa Ma vuoi no, visto a però casa? ieri sera Cristi, la voce era di un uomo Io maturo, che padre, mi che ci ho sbaglio. fatto caso io, Sì, ma ci Cristian, no. può essere più Non di mi uno. sembra. Però comunque Sì, poi fai quelle con cose quello che che ho ti ho ascoltato era di chiesto, nuovo, sì, dice magari ma, se c'è qualcosa che però ma l'unica mamma. cosa. Non l'avevo mai sentita io, tranne una volta che il mio compagno era fuori a giocare, c'aveva una partita, e io ero sola in casa, avevo paura ed ero sveglissima perché lui finché non rientrava io non dormivo e mi sono vista a letto muovere come se qualcuno mi stesse cullando, come se qualcuno mi stesse cullando. Dopodiché mi sono sentita sfiorare un piede e ho fatto, oddio, ma chi è? Ma quindi non è la prima volta che ti No, succedono? no. Tu da quando sei entrata in quella casa ti succedono queste cose? Sì. Cioè, quindi tu prima, cioè prima di entrare in quella casa non hai avuto mai esperienze del genere? No, da quando è morta la sua mamma? Da quando è morta la sua mamma? Sì. Tu l'hai conosciuta sua mamma? E Sì. quindi viveva con voi? E Sì. Chris, un'altra Mi domanda. volevo un bene. Potrebbe essere in generale, visto che non è la prima volta qualcuno vicino.
Giovi? No, vabbè. A me viene da ridere perché sto capitando come quando dicevano che c'era l'armadio che si muoveva. Sì, e beh, Comunque, quella volta ero io. Quella volta ero io. sì, Ah, beh. qua è la camminata. Allora, quella volta quando io ho detto Giovi erano lì. E io non posso parlare perché c'è questa cosa che si sdoppia. Ma se viene lo diciamo. Che succede, Giovi? Regà, mio marito sta a letto, ma io continuo a sentire qualcuno che mi chiama. Il problema è che l'ho sentito anch'io. Io sento. Prima, quando sei ammutato che hai sentito un rumore, subito dopo ho sentito parlare Gianna. Cioè, sto scherzando. Ragazzi, lo registrate voi in No, live? ma tanto io, vabbè, io non riesco, non so registrare il live quando faccio la live, però comunque tanto poi ascoltando e tanto la live rimane. Esatto, riascoltatela. E poi vedrò. Vabbè, ma di nuovo forte come stanotte? No, io pensavo che era mio marito, ma mio marito è andato a dormire. Cioè, poi è strano che l'ha sentito pure Chicchetta. Cioè, L'ho sentito anch'io, ho sentito Gianna. io non l'ho sentito perché mi sentivo io sdoppiato, no? E quindi non ho sentito quello che succedeva da Giovi. Giovi, scusami, una domanda un po' delicata. Per caso hai avuto un'interruzione di gravidanza in passato? Rispondermi se vuoi naturalmente. Sì. Tanto se... Avete Che è visto sto Giovanni? rumore? Aspetta Giovanni, Giovanni aspetta perché Giovi è uscita, il Sì. microfono di Giovi, ho sentito un Un sospiro. Giovi, che c'è? Regà, io se continuo a sentire tutti i rumori, io chiudo, scappo a dormire perché mi sta a caca sotto, regà. Aspetta ora, aspetta un attimo Giovi. Scusate un attimo che io mi Non ammuto. so che cazzo che ho mannato qua, ma non so che ho fatto un tempo a mannare, io sono tutto il rumore, regà. Allora, vabbè, il primo audio che mi ha mandato forse ti stavi cagando sotto, ma era proprio Sì, poco, 2 secondi. Il secondo, no, il cellulare si sta scaricando. Comunque, il secondo, il cellulare se è morto, il mio cellulare. Il secondo invece sento i tuoi passi, insieme ai tuoi passi, altri passi, e tu che corri. non c'è nessuno, però sono da sola, Cristian. Mio marito dorme. Mio marito dorme, sta nel letto, dorme. Sta già russando. Mio marito sta in camera da letto, sta di qua. La mia camera da letto è dietro quest'armadio, diciamo. Alle spalle Sì, dell'armadio, sì. esatto. E dorme, sta con la porta chiusa, dorme. Lui già russa. Vittoria tesoro, guarda il gruppo YouTube che Cristi ti ha linkato, il gruppo Telegram. Aspetta, mo ce riprovo, se riesco. Sì, però tu lascia il cellulare là e vieni qui dentro. Come fa? E ogni tanto è anche forte, forte, forte. Sì. Guarda, peccato Giove che non sto lì. Perché se fossi stato a casa tua, avrei cercato di fare un esperimento, cioè un esperimento, di indagare, no? Cioè di fare delle domande. Non te le faccio fare a te perché poi ti caghi sotto.
per questo domande gli dovrei fare? se c'è qualcuno, però non lo fare perché so che tu ti spaventi, quindi evita. Se ci fossi stato io, cioè, io non è che ho paura, però. Sì, Linda, ora mi provo a mutare di nuovo. Chicchetta, mutiamoci io e te. Sì. E Giovino. Cioè, è fisso sto rumore. Sì, È esatto. fisso, Giovi. Ma tu Rispetto. senti. Ma questa notte sentivi così? Sì. Provo. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Appena Giove ha detto c'è qualcuno, i rumori si sono. Oh, che cazzo, no, eh? Giove, che c'è? Giove, mi sta facendo innanzi a me però, eh. Esatto. Porca Giove, troia, tesoro, regà. che c'è? Io ho detto c'è qualcuno, ho sentito una sedia spostarsi, regà. Boia. Giove è terrorizzata perché non Sì. sta. E io sento. Sì. Giove, mo' calmati, rilassati e calmati. Perché sento la tua agitazione, ma per niente, perché mi stai facendo venire ansia a me e perché è la tua ansia. Però quando Giove diceva c'è qualcuno, il rumore Battere. del battere Si interrompeva. non si interrompeva, era più forte. Si sentiva più forte. Lasciamoci. No, ragazzi, tranquilli, non vi fate suggestionare da, cioè, voi che state in chat. Giovi, ma continua ancora a sentire qualcosa perché io ti sto. Giovi? Sì. Eh no, perché ti vedo terrorizzata, però calmati. Sì, No, tesoro, calmati perché. prima di andare a letto, ho fatto un segno della croce, tranquilla, rilassati, tanto c'è tuo marito, no, non succede nulla. Non succede Io nulla, non tranquilla. sento più nulla. Io Cosa? non sento più nulla. No, perché è il paradosso questo, nel senso perché io una volta in live da Giovi scherzando, dissi Giovi, ho visto qualcosa muovere scherzando e Giovi la stava al gioco. Però oggi e adesso Giovi è terrorizzata, cioè io la vedo che è terrorizzata. Sì, regà, Cioè, sto cacamando. non è. Perché Non è oggi uno stato Giove d'animo. oggi stamattina, anche lo possiamo dire Giove, Giove. Sì. Mi ha mandato degli audio dove questa notte ha sentito dei rumori e ha sentito una voce. E siccome sa che io tratto questi argomenti, voleva sapere che cosa era. Poi è successo che oggi in live
Giovi stava facendo la live, stava in silenzio e Giovanni Leto ha sentito una voce e ha registrato, è riuscito a registrare appunto quel momento. Ora io poi sono andato nella live di Giovi, ho detto a Giovi, appena finiscono gli aggiornamenti del PC, facciamo l'hangout nel mio canale e discutiamo e raccontiamo questa storia. Questa cosa che ti è successa stanotte è quello che è successo oggi in live. Il fatto è che continuano ancora a persistere questi, tra virgolette, fenomeni. Ecco, Giovanni è Sì, rientrato. poi io sono uscito perché mi sono andato a lavare, perché poi si Sì, faceva troppo tranquillo. tardi. Tranquillo, Che è Giovanni. successo nel frattempo? No, è successo perché, aspetta, Giovanni, perché io sento ancora battere. Ammutiamoci tutti, tranne Giovi. E vedi se tu senti battere, perché prima Giovi ha sentito anche il rumore, nell'audio che mi ha registrato, io ho sentito qualcosa, che poi dopo lo analizzo, e poi dopo Giovi è andata di nuovo davanti alla porta e ha sentito la sedia muoversi e tira, non so, come il rumore della sedia che si spostava. E Giovi è terrorizzata, io sto dicendo di stare tranquilla. Siccome, ripeto, non stiamo... Non stiamo dicendo una cazzata, perché Giovi non è la persona, cioè, e neanche io, quindi ammutiamoci un attimo. Giovanni, hai sentito i rumori? Come cosa battere? Tu li senti? No, io non sento nulla, sinceramente. Si sente Io sbattere, ma cos'è? Anche veramente. lei, ma tu c'eri, Giovanni, quando Chicchetta ha sentito Gianna? Mi sa sì, quando lei è andata dall'altra parte, sì, tempo fa. Cioè, Sì. già un po'. Sì, no, però io non l'avevo sentito. Cioè, ho sentito Chicchetta che ha detto ho sentito Gianna, ma io non l'avevo sentito. Sì, sono fissi, ma sicuro, Giove, che le persone che stanno sopra stanno dormendo? Oppure le persone accanto. Proviamo ad ascoltare, mutiamoci. Sì. No, scusa un attimo, prima volevo dire una cosa. Giovi, tu quando sei solo a casa, no? Non ti sente Giovi, più. ci Sto sei? tutta Non al andare, culo. no? Madonna. Eh sì, perché stai sentendo Giovanni, sta sentendo rumori e si sta spaventando. Scusa, mamma. Sta chiamando il padre. Perché pensa che sei il padre che non c'è più. Giovi, Papà, sei tu? mi chiamate Giovi, porco No, cane. raga, chiudiamo però, dai, non è giusto questo. No, Sì, no. no, Giovi, porco. No, no, falla uscire, falla uscire. Chiudo la live, Esci, scusate. esci.